Miles, hai finito gli esercizi? Certo, e so perfettamente quando sono importanti, ma ho visto i lanciaragnatele nella tua borsa e sono per me. Sì, ma non sei ancora pronto e chi hai frugato nella mia borsa? Era aperta, praticamente i ciubiti da fuori, più o meno. Ho notato che le bocchette erano identiche alle altre per forma e dimensioni. Sì, allora? Beh, secondo la legge di Hooke, la forza elastica è lineare con la distanza a parità di fattori, ma io e te siamo identici. Accidenti, hai ragione. Pochi chili di differenza possono influire sul carico di rottura, sul consumo di fluido. E su altri parametri, ma ho già calcolato tutto. Per ottenere gli stessi valori dobbiamo stringere il diametro delle bocchette di 0,7 mm. Credo proprio di averti sottovalutato. E questo è un bene, no? Direi che sei pronto per una prova sul campo. Ma prima devo togliere di mezzo Amenet. Sì, posso iniziare a esercitarmi con i lanciaragnatele? No. E se scopro che sei anche solo uscito di casa, fine dei giochi. Amico, sei il supereroe migliore di sempre, ma anche il più noioso. A quanto pare i media convenzionali non sono ancora morti. Per i miei ascoltatori non è una novità, perché sono abituati a contenuti di qualità. Ma qui sto parlando di Scrooble e della sua banda di criminali informatici, che finalmente hanno smesso di infestare le frequenze radio. O la rete, non l'ho ancora capito. Il punto è che possiamo tornare a rilassarci senza essere terrorizzati da una cosiddetta celebrità online che vomita acronimi senza senso nell'Ethernet, cioè internet o quello che è. Che te ne pare di questo meme, Scrooble? Addio! Come sarebbe a dire che non è un meme? Beh, d'ora in poi è un meme, ok? No, Jared, ti ho detto che volevo ghiaccio tritato, non... Siamo in onda. Amici, teste a spazzola! Beh, ci risiamo. Stavolta Spider-Man ha inseguito una banda di sgherri per la città, mettendo in pericolo chissà quante vite e causando danni per milioni di dollari. Come se non bastasse, si è fatto aiutare da una nota vigilante con i capelli d'argento che ha usato il distretto finanziario come un poligono privato per la sua macchina da guerra volante. Ma non è questo il problema più grave, gente. No! Cosa può esserci di peggio, chiedete? Il traffico, gli ingorchi, il sottoscritto, per dire, ha saltato un appuntamento dal dentista. Ora dovrò aspettare 6 mesi per il prossimo buco in agenda. E quante altre persone si sono perse il dentista per quel caos? Decine, centinaia, migliaia? Questo ci porta all'inevitabile conclusione che Spider-Man fa venire la carie. Ciao gente, eccoci nuovi di Marvel Spider-Man. I pezzetti di lavoro che avete sentito prima sono quelli che mi hanno dato mentre facevo i crimini di Amered. E adesso andiamo a indagare sulla sparatoria. Penso che entro oggi riuscirò a finire l'ultimo DLC. Poi comincerò a fare un gioco che avevo anni fa e che mi sono scaricato. È tornato la voi, diciamo. Knack. Uno dei primi giochi a PS4. Era divertente. Gli sgherri di Amered contro un agente Sable. Così non è leale. Vediamo di bilanciare le squadre. Prima quello grosso. Aspetta, qui come l'ho messo? Ok. Tutto ok, zio? Ehi, wow, devi spiegarmi come fai. Vorrei dire che ho una tecnica, ma mi limito a schivare proiettili. Beh, sono in debito. Cos'è che volevano? Questi sono aiuti umanitari destinati alla Simcaria. Saprai delle sommosse. Beh, so di una guerra civile. Esatto. Ma quella gente mi ha attaccato rubando le scorte. E non so dove siano. Va bene, allora proverò a cercarle io. Molto piacere, David.
David Obademi. Spider. Spider-Man. Va bene, nella mia testa suonava meglio. Ehi, hey, MJ. Peter, vai a Soho. Ho una pista su cui indagare. Una delle mie fonti in carcere mi ha appena rivelato che alcuni uomini di Hammerhead frequentano spesso una certa pizzeria. Potresti pedinarli fino al deposito del loro capo. Sai, una volta mi piacerebbe intrattenere una conversazione in cui parliamo della nostra giornata, come persone normali. Ok. Allora, tesoro, com'è andata oggi? Beh, io e Sable abbiamo catturato dei cattivi. Ah, allora state collaborando? Sì, in teoria. Voi due dovete trovare il modo di andare d'accordo. Da soli non riuscirete mai a sconfiggere Hammerhead. La mia talpa in carcere è convinta che stia usando il progetto Olympus per diventare ancora più potente. Ancora? È già un carro armato ambulante. È questo il punto. Se voi due non lo fermate ora, potrebbe diventare inarrestabile. Ci saranno tipo delle covi di covi e magia tipo per aiutare quel tipo là, David. Quello me lo faccio di mia, se non vi fa niente. Beh, non c'ho voglia di sta a registrarlo. Poi parlerà di come, allora io vabbè, aiuto lui a recuperare le scorte, poi NJ deciderà di andare in Sincaria. C'è troppa gente. Non posso avvicinarmi conciato così. Se mi togliessi il costume. Sono qui. Ecco, un perfetto newyorkese. Ehi, è il locale che ha preso 3 stelle sul Bugle la settimana scorsa. Ecco perché è affollato. Ma pensa. Questa è mia o tua? Mia. Ehi, dimmi. Ok, digli che stiamo arrivando. Ehi, forza, abbiamo una commissione per Tony. Ora, siamo quasi arrivati in fondo alla fila. Lo so, ma ci tocca. Una commissione per Tony? Sono sgherri di Hammerhead, sicuro. Devo seguirli, a distanza di sicurezza. Cosa dobbiamo fare per Tony? Per recuperare il portatile, l'ha lasciato in auto. Stai scherzando? Non può prenderlo da solo. Forse il boss gli ha già assegnato l'incarico. Qualcuno ci segue. Il disinvolto. Non credo. Ma l'altro, dov'è il boss? Non ne ho idea. Ma forse Tony lo sa. Lui è il suo futuro. Ah, il diavolo, Tony. Ah, dovrei essere io il pupillo del boss. Sì, come no. E quello non ha un'aria familiare. Oh, qualcuno ha postato un video di un gattino. Devo guardarlo subito. I giovani d'oggi sono tutti uguali. Ma è anche quello che sta organizzando la trappola per Sable. Ah, tanto non funzionerà mai. Vedremo, a me sembra un buon piano. E se lo catturiamo, il resto del suo arsenale sarà nostro. Quindi ora spalleggi Tony. Ho capito il tuo gioco. Ah, come on! Senti, devo parlare con Sal. Bada che non si avvicini nessuno. Sì, ok. Detto Tony. Devo avvicinarmi per sentirli. Se non posso passare da sotto, perché non provare da sopra? Devo nascondermi. Non posso scalare un muro in piena vista. Ora sono solo. Posso arrampicarmi fino al tetto. Se mi porto sopra di loro potrò ascoltarli. Devo andare al cubicolo. Te lo giuro su mia madre. Quello è convinto di fare strada. Sì, come lustra scarpe al massimo. Già, infatti. Comunque, Tony ha detto che gli serve il portatile. Sarà pieno di documenti importanti. Come ogni computer. L'abbiamo messo al C3. Parcheggio C3. Il portatile di Tony potrebbe aiutarmi a trovare Hammerhead.
Grazie. Oh, dimentica. La conversazione è avvincente, ma ho sentito abbastanza. Spider-Man, eliminiamo! Vieni giù e combatti! Posso batterti anche da solo, credimi! Vuoi soffrire? Se non si è fuggito. Scusa, ti ho spaventato. Allora, dov'è il portatile? C3 A B C. Ma guarda, il portatile di Tony. Vediamo se riesco ad accedere. Ta-da! Ha installato sul telefono un'app per rintracciarlo. Vediamo dove sei, Tony. Un attimo, cambio costume. Peter, come va la giornata, tesoro? Frenetica. Sono immersa nelle ricerche sulla Sicaria. Sarò breve, allora. La tua pista si è rivelata utile. Sto rintracciando un uomo di fiducia di Ammered. Saprà senz'altro dove si trova il capo. Magnifico. E uno dei suoi tirapiedi ha parlato di una trappola per Sable. Cosa vorrà dire? Beh, che un branco di scimmioni retrogradi del Maggia si sente minacciato da una donna forte e indipendente. Giusto. Pete, scusa se taglio corto, ma ho una scadenza da rispettare e... Certo, capisco. A dopo. Posso prevedere quando arriverà. Dovete stare pronti. Ecco, Tony. Questi uomini non bastano. Ne voglio il doppio. Allora tirali fuori dalle basi. Questo è compito tuo, non mio. Oh, quello grosso prima. D'accordo, facciamo così. C'è un trappo! Spider-Man! Se vedi Sable, dille che il mio capo vuole incontrarla. Sì, potrei. Ma lei non si fida di me. Di nessuno. Dammi l'indirizzo. Ehi, come... dove... Parla! Sede con l'Exo sul tetto. Ehi, aspetta! Può essere una trappola! Sable, finirà in trappola! Non importa, è sufficiente trovare Ammered. Non hai capito? Sto solo cercando di proteggerti. So difendermi da sola. Vero. In condizioni normali, sì. Ma Ammered ha recuperato il progetto Olympus. Lo so. Allora saprai che si è trasformato in una specie di super Frankenstein. Per questo devo fermarlo. Ma non così. Non cadendo dritta nella sua trappola. Ah, Sable, che stai facendo? Oh, che
ammazzato? Oh, ehi, è una trappola! Se solo qualcuno ci avesse avvertito per tempo! Posso pensarci io! Come? Sarei tentato di assistere in disparte, ma non sono così meschino! Hanno usato le sue armi contro di lei. L'intero impianto è alimentato da quei generatori. Uno in meno! Come andiamo, Sable? O devo chiamarti Silver? O con un diminutivo? Come ti chiamano gli amici? Aspetta, forse non ne hai. Ti scommetto che lo consideri un motivo di vanto. No, quello grosso, quello grosso. Bene, ferma lì mentre mi occupo degli altri. L'hai capita? Ferma lì. La scienza dimostra che esprimere le proprie emozioni riduce lo stress e migliora l'umore. Ne avresti bisogno, faresti un gran favore a tutti. Ok, resta solo uno. Ci siamo! Forza, andiamocene da qui! No! Se siamo qui, sarà Hammerhead a venire da noi. Non mi sembra una grande idea! Avrei dovuto filmarlo. Minchia, mi fate far... Ottimo lavoro. Grazie. Oh, ma appena ringraziato per qualcosa. Ok, no. Orologio. Oh cazzo! Super Frankenstein, questo è Terminator! Ah!
che fortuna! Bentornata, Gioia! Aia! Spacca la telecamera. Sul serio pensavi fossi morta? Come hai fatto a trovarmi? Come ha fatto lei? Attento, quella tipa si fida poco. Da quanto tempo mi spiavi? Ci spiavi? Abbastanza da capire che rischiavi. Amered è troppo forte. E tu pensi che io abbia scelta? Tieni. Che cos'è? Tutto ciò che devi sapere su quello orrendo essere. Mi dispiace per tutto. Ora siamo pari. Ah, senti. La testa. Non è poi così resistente. Grazie per il consiglio. Ciao, Felicia. Vediamo un po' che c'è qui dentro. Cosa Olympus, ecco. Mi pare siano questi dove c'hanno le scorte. Me li farò di mio, come ho detto. Uno. Aspetta. 1, 2, 3, appena. Ok. Se hanno portato Sable in quel covo, scommetto che gli aiuti umanitari si trovano nelle altre basi. Forse è ora di chiamare David. Pronto? David, sono Spider-Man. Credo di aver trovato le scorte umanitarie destinate alla Simcaria. Grande. Puoi inviarmi le coordinate? Beh, c'è un piccolo dettaglio. Credo si trovino in basi fortificate e protetti da pazzi bionici con armi futuristiche e corazze impenetrabili. Chiamalo dettaglio. Vado a controllare e poi ti aggiorno. Grazie, Spider-Man. Apprezzo davvero il tuo aiuto. D'accordo, gente, io stacco qua il video. Peter, stai bene? Ho visto in rete delle foto di te e Amered con Sable. E Black Cat. In genere porta sfortuna, ma non stavolta. Ero sicura fosse ancora viva. Che ci faceva lì? Mi ha salvato. E mi ha consegnato un indizio sul covo di Amered. A quanto pare ha nascosto le dotazioni della Sable sottoterra. Sì, e come? Sto andando a scoprirlo. Con la speranza di salvare Sable, se è ancora viva. Io invece sto indagando sulla situazione in Simcaria. È una storia importante che devo approfondire di persona. E il capo è d'accordo. Aspetta, andrà in Simcaria? Quando? Stanotte. La situazione si sta evolvendo. E di Amered potete occuparvi tu e Sable. Io non vi servo. Solo perché non mi servi non vuol dire che non abbia bisogno di te. Sei un tesoro, ma... gli altri paesi stanno ignorando la crisi, noi inclusi. La popolazione è inerme e abbandonata a se stessa nel mezzo di una guerra. Se documento quello che sta accadendo e lo racconto al resto del mondo, forse posso fare la differenza. E magari salvare delle vite. Parli come una vera eroina. Ma l'idea che tu vada in guerra mi preoccupa. E tu ti fidi di me? Sì, lo sai. Allora siamo a posto.
Devo correre a preparare le valigie. Ti chiamo domani appena arrivo. Ti amo. Ti amo anch'io. Lei mi manca già. Mi ero confuso, pensavo lo dicesse dopo i covi e non prima. Vabbè. Stacco quel video e ci vediamo quando li avrò finiti per andare a salvare Sable. Ciao.